Ragazzi, benvenuti e bentornati su The Legend of Zelda Ocarina of Time, al fottutissimo tempio della foresta. Aiuto! Ovviamente ripartiamo da qui e andiamo. Cerchiamo di concluderlo in questo episodio, perché non se ne può più stare bloccati qua. Già ci abbiamo messo un'eternità nello scorso episodio per fare delle cazzatine abbastanza semplici. Ora cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare. Allora, noi là sopra ancora non possiamo andare. Tra l'altro, molti, tra cui Manuel e Diego, mi hanno detto: buona fortuna per il Tempio dell'Acqua. Io ho paura. Già per Jabu Jabu ho dovuto bestemmiare, non si sa quanto, per quel fottuto mid boss. Poi figuriamoci se metti pure così sul tempio dell'acqua. Non vedo proprio l'ora. Ok, noi eravamo arrivati qui essenzialmente, cioè nella stanza dopo quella lì. Ora io però devo capire dov'è che devo andare. Ah, ma noi dobbiamo andare di qua. Allora ho sbagliato completamente l'altra volta a andare su quelle cazzo di scale. Perché adesso sono verdi? Che fa? Mi prendi per il culo. Ok. Tra l'altro, fortunatamente abbiamo trovato la chiave, così adesso qui possiamo andare avanti, se no dovevamo farci tutta la strada indietro. Ah, certo! Dobbiamo usare la freccia di fuoco. Ora un attimo, perché dobbiamo prendere bene la mira, eh. Yes! Perfetto. Ci sono altre entrate? No. E allora via. Che cazzo è questa piattaforma? Che sospesa sul sulla lava, su che cos'è? Vabbè, loro li evitiamo. Allora, adesso questo posto è girato. E quindi... Ah no, beh certo, e quindi noi possiamo andare di qua. Giusto? No, sbagliato. Noi dobbiamo andare di là. Dobbiamo cadere. Bene. Una volta facciamo la scivolata comunque. Ah, oddio. Oddio mio, sto posto sarà un incubo. Andiamo prima di qua che... Vedi dove spuntiamo? Spuntiamo qua. E qui che cazzo facciamo? Niente, torniamo indietro essenzialmente, quindi... Non è il momento. Allora, io direi di eliminare prima i ragni. Perché sennò è un casino. Lì c'è la cassa. Fai attenzione, Link, il soffitto sta cadendo. Grazie. Non l'avrei mai detto. Non possiamo usarlo l'arco. Almeno non qui. Ok. Facciamo piano, ragazzi, che io ho veramente paura di schiattare qua. Ha ha!
Merda. Me la posso fare tutta correndo, dai. Almeno fino alla cassa. Bene. Mamma mia. E via. Che cazzo? Cos'è quel coso? Devo... Ah, devo fare il puzzle. Cosa? Aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 no. Yes. Oddio. Mamma mia, pelo pelo ce l'abbiamo fatta. Ma bello che fa quella mossa con la spada, avete visto? Aspetta. Vediamo se lo rifà. No. Ogni tanto fa, non so, gira la spada, tipo se la rimette a posto. Non so. Non so come descrivere il movimento, però è figo. Vediamo se lo fa. No. Ok, è l'ora di andare qua. Mamma mia, troppo soddisfacente l'arco. Ah, e siamo qua sopra. Aspetta, qua c'è qualcosa da prendere? Non mi sembra. Oh oh. Ok, lui era quello vero. Stai fermo. Ah, almeno droppano le frecce. Niente. Ok. Forza. Un altro colpo, penso, e dovrebbe andare giù. Yes. Eccoci. Perfetto. Il boss. C'è il boss. E questa che cazzo è? Queste che cazzo sono? Ma questi saranno da spostare per caso? Cosa? Afferra. Ah. Oh madonna mia. Oh madonna mia. Sarà un casino.
Cosa ho... Ok. Fritch. Ok. Continuiamo a girare. Ok. Il bottone di prima è libero. Ok, adesso siamo al punto di partenza. Continuiamo perché dobbiamo ritornare a quel bottone che prima c'aveva le sbarre. Eccolo. E la via per il boss è libera, ma... Ok, no, abbiamo fatto tutto, mi sa. Perché pure il baule l'abbiamo aperto. Questi quadri. Ok. Allora. Mamma mia, ragazzi. Inquietante. Credo che debba suonare qualcosa qua. No, non posso. Non me la fa manco usare. Cosa? Ah, ok, non è Ganon. Spettro Ganon, spirito del... Oh, madonna mia. Cosa? Entra nei quadri. Ok. Forse abbiamo capito quello che dobbiamo fare. Oh merda. E come lo becco io? Cioè, io non so da dove viene lui. Forse devo sentire il suono. Oh madonna. Cerchiamo di sentire il suono. Eccolo. No. Sì, però non me lo fa prendere. Non me l'ha fatto colpire. Siamo pure attenti con le frecce che qui. Ah, dobbiamo aspettare che arrivi in quella fase. Oh oh. Vieni qui. Aia, merda. Voglio provare a fare una cosa, eh? Ah, ecco come glielo devo rimandare indietro. Eh sì, giochiamo a tennis qua. Dai, su. Porco Giuda. Yes. Non me lo marca più. Liscio clamoroso qua.
No, quando sei in alto non c'è versi, perché lo rimanda indietro. Ovviamente ce lo becchiamo noi. Dai, scendi. Ok. Yes! Complimenti ragazzo, stai diventando un vero guerriero. Ma quello che hai sconfitto era soltanto il mio fantasma. Quando combatterai contro di me non sarà così facile. Quel fantasma si è rivelato davvero inutile. Lo spedirò nell'abisso spazio-temporale. Era Ganon che ci stava parlando. Ovviamente. Perfetto. Quanti cuori abbiamo? 8. E si va. Masaria? Grazie a te la mia vera natura si è rivelata. Ora sono il saggio del santuario della foresta. Sapevo che saresti venuto. No, non devi spiegarmi nulla. So che non possiamo vivere nello stesso mondo. È il nostro destino. Come saggio della foresta resterò qui e cercherò di aiutarti. Prendi questo medaglione. Ha ricevuto il medaglione della foresta. Saria, il saggio della foresta, rifà dono dei suoi poteri. Sarai sempre il mio miglior amico. Ciao, io sono un germoglio dell'albero Deku. Abbiamo tirato un urlo. Ora che tessari avete spezzato l'incantesimo del santuario della foresta, posso crescere e diventare grande. È tutto merito vostro. Grazie infinite. Hai già incontrato i tuoi vecchi amici? Scommetto che nessuno di loro ti ha riconosciuto, ora che sei grande. È perché i Kokiri non crescono mai. Anche ora che sono passati 7 anni sono rimasti piccoli. Ah, ecco, non crescono mai i Kokiri. E perché noi sì? Immagino che ti starei chiedendo come mai sei cresciuto solo tu. Esatto. Ecco, forse ormai lo avrei capito. Il fatto è che tu non sei un Kokiri. Ah, quindi non è che siamo speciali. Non siamo Kokiri. Ecco perché all'inizio non avevamo la fata come gli altri. E ci è arrivata dopo. Ora finalmente posso rivelarti che in realtà tu sei un'Ilia. Un'Ilia. Cioè... Tempo fa, prima che il re di Hyrule unificasse la nazione, ci fu una terribile guerra. Una donna di razza Ilia, cercando di portare in salvo il suo bambino, entrò nella foresta proibita. Non le restava molto tempo da vivere e decise di affidare il bambino all'albero Deku, il custode della foresta. L'albero Deku capì che si trattava di un bambino speciale dal quale sarebbe ripreso il destino del mondo e lo prese con sé. Quando la madre morì, il bambino fu cresciuto dai Kokiri. Quel bambino eri tu. Ora si spiegano molte cose. Tu sei un'Ilia. Era naturale che prima o poi lasciassi la foresta. È il tuo destino.
Tu sei l'eroe che salverà Hyrule. Spezza l'incantesimo che grava su ogni santuario e riporta la pace. Chi l'avrebbe mai detto che Sari era uno dei saggi? E poi, come faceva Sheik a saperlo? Ma ora andiamo, Link. Dirigiamoci al santuario del tempo. Bene. Ok, dice sempre la stessa cosa. Via, allora. Bene. Domande che poi ci siamo posti proprio nello scorso episodio. E il gioco ci ha dato subito risposta. Ottimo. Veramente ottimo. Allora, noi però abbiamo un po' di cose da fare in realtà. Io vorrei tornare prima al villaggio calvarico per due cose. Uno, riportare il cocco tascabile, che secondo me lo dobbiamo ridare. Ora che il germoglio dell'albero d'eco sta crescendo, la foresta è tornata come prima. È vero, non me ne ero reso conto che qui la gente è di nuovo... Insegnerebbe qualche colpo speciale con la spada? Io so solo premere B. No, eh? Vabbè, io ci provo. No, forse vorrei andare allo shop in realtà. Che magari vendono qualcosa di... Non dubito fortemente che venderanno qualcosa di nuovo, ma... Scusi, insisto, ma lei mi ricorda davvero qualcuno? Solo chi possiede un arco può comprare delle frecce. Lei ne ha uno, per caso? Sì, proprio... Grazie per avermelo ricordato, perché effettivamente, anche fosse, noi dobbiamo comprare delle frecce. Che ce ne abbiamo soltanto 9. Compriamone... C'è 60 rupie. Mamma mia. Compriamone 10. Ho la forte sensazione che Link un giorno tornerà. Siamo già tornati, ma tu non lo sai. Va bene, comunque. Abbiamo fatto abbastanza il villaggio. Già la foresta Kokiri. È ora di tornare al villaggio calvarico. Ma Mido dov'è finito, tra l'altro? Chissà se Link un giorno tornerà. Mido forse è ancora nella foresta perduta, eh? A fare la guardia al nulla. Al villaggio calvarico, oltre a portare la Cocò, voglio anche andare nella casa dei ragni. Perché essendo che adesso ne abbiamo presi un po'... Non voglio guardare... Sì, voglio scendere. Grazie. Quanti ne abbiamo presi di ragni? 12. Teschi, scusate, no, di ragni. Quindi, immagino che... Boh, magari abbiamo sbloccato qualcosa. Andiamo a vedere. D'altro non ci siamo entrati per niente da quando siamo diventati adulti, nella casa, nella loro casa. Vediamo un po'. Abbiamo questo aspetto a causa della maledizione dei ragni, ma ora che hai eliminato 12 arachnule d'oro, l'incantesimo comincia a indebolirsi. Immagino che tu sia stato già ricompensato da chi hai liberato dalla maledizione. Ma se vuoi diventare davvero ricco, allora non ti resta che eliminare il maggior numero possibile. Ora ci sono... Come? Non sono stato ricompensato. Ci sono dei trucchetti per trovarne tanti, sai? Innanzitutto devi cercare di notte, e poi devi tenere presente che amano il terreno morbido. Guardati bene intorno e mi raccomando, contiamo su di te. Oddio! E tu? L'incantesimo si è spezzato, non so davvero come ringraziarti. Ti prego, accetta questo dono. Oh, finalmente! Gli adulti hanno molti soldi, si sa. Ora potrei portare fino a 200 rupie. Abbiamo fatto benissimo a venire qua. Bene. Essendo che ce ne abbiamo 12, immagino che ogni 10 si sbloccherà qualcosa. Forse? Non lo so. Poi. Ti prego, conto su di te. Ah, giusto. Qui abbiamo sta maschera che... Che poi il negozio di maschere mo che fine ha fatto? Oh, il tuo cocco, un musetto davvero felice. Deve aver svegliato qualcuno molto pigro. Sei davvero un bravo cocco sitter. Vuoi occuparti di questo raro cocco? Si chiama Koblu ed era mio fratello. Non è adorabile con tutte quelle piumine blu? Ultimamente però è un po' strano. Ma quando mio fratello è partito lui non canta più. Ah, era di mio fratello. Oh sì, dai. Hai ottenuto Koblu. Il Koblu è un po' particolare, non canta quasi mai. Accede lo schermo...
allo schermo della mappa e porta Koblu nel punto indicato con... Potresti trovare qualcuno che conosce questo qualcuno molto bene. Cosa? Nel bosco perduto? Ah, certo, quello che dorme. Ok. Vedi, se qui ci venivamo prima l'avremmo già fatta questa cosa. Vabbè. Tra l'altro faccio un piccolo salvataggio così per sicurezza e via. Ora che abbiamo l'arco io voglio fare questa cosa qua. Mira le bersaglie da quella posizione e cerca di colpirne 10. Hai 15 tiri a disposizione, pensi di farcela? Prendi B per usare l'arma, vediamo che sai fare. B. Ah, pensavo... ho sbagliato. Oddio. Non male, ci faccio riprovare, va bene. Sì, dovrebbe essere abbastanza semplice. Yes! Ecco cosa hai vinto. Ovviamente la farei tra grande. 40 frecce, perfetto. Non so se si può vincere altro, eh. Però per oggi può bastare. Sapete dove volevo ritornare anche? Al cimitero. Alla tomba però del cimitero. Ah, tra l'altro, ora che possiamo... Queste le possiamo accendere adesso. Sperando che si accendano, per favore. Yes. Ok. Delle bombe così a caso. Comunque, dato che siamo ai piedi del Monte Morte, direi che è arrivato il momento di andare al... quello che immagino sarà il Santuario del Fuoco a questo punto. No? Tra l'altro, sarebbe il caso anche di accumulare delle rupie, perché al negozio dei Goron vendevano una tunica da rossa da adulto da 200 rupie. Mi pare fossero 200, eh. Che c'è, navi? Quella nuvola sopra il Monte Morte ha un aspetto molto strano. Sì, mo ci andiamo, tranquilla. Volevo vedere tutto quello che si poteva spaccare per prendere delle rupie. Ma i Goron sono tutti spariti? Strano. E questa? Me l'ero dimenticata. Che culo. Bene, una rupia viola. Mai vista, tra l'altro. Bellissima. Scusate, ragazzi, ma... devo. Così almeno aspettiamo pure che si faccia giorno. A posto. 160 rupie. Poi dentro troveremo dei vasi, quindi... siamo a posto. Aspettiamo che inizi la musichetta, perché sennò mi sa che non è giorno. Eccoci. Allora, città dei Goron. E i Goron sono tutti spariti. Queste si possono distruggere per caso? Sì. Questo che cos'è? Cosa cazzo? Eccoci. Bene. E non so se voglio aprire anche questo, perché se ci sono altre rupie viola... 7:13. Sì. Allora qui poi ci ritorniamo, perché adesso queste rupie le andiamo a spendere noi, sperando che il passaggio rimanga libero e non dovremo poi rifare tutta la roba con le bombe, ma... non so perché ho il vago presentimento che dovremmo rifarlo. Ma lo shop sarà attivo, sì, perché qui non trovo più nessuno.
Vabbè che giustamente loro in teoria si sono trasferiti, no? Non sono andati nella... nella grotta che abbiamo liberato l'altra volta. È tutto chiuso, quindi mi sa che qui non c'è più nessuno, giustamente. Staranno tutti nella caverna... di sotto. Però sapete che io... Madonna mia. Un salto ai Lost Woods ce lo faccio per il semplice fatto che dobbiamo... Voglio scoprire quella roba della, della gallina. Ora, sperando di trovare la via. Ho capito. Saria non tornerà mai più. Ma io le avevo promesso una cosa. Se Link fosse tornato, gli avrei detto che Saria l'aveva aspettato. Perché lei voleva... Ehi, tu! Se lo vedi da qualche parte, faglielo sapere. E poi, ecco, digli che... Mi dispiace che sono stato cattivo con lui. Sì, diglielo, per favore. Va bene. Ma voleva cosa, esattamente? Eccolo. Ehi, Koblu, che ci fai qui? Solo un animo gentile può portare con sé Koblu. Questo significa che tu sei un tipo gentile. Eh sì, deve essere proprio così. Ti prego, tipo gentile, aiutami. Potresti consegnare questa roba alla vecchietta del negozio di pozioni di Calvarico. Guarda che marcirà se ci metti troppo tempo. Dovrei fare in fretta, ci stai? Oh oh. Guarda questo fungo del negozio di pozioni di Calvarico. Il punto è indicato con lo schermo della mappa. Sbrigati o marcirà. Merda! Andiamo! Di corsa! Dal monte dovremmo metterci di meno, in teoria. Boh, mi sono messo a fare sta cosa così. Dai, chissà che cosa ci daranno in cambio. Allora, qui useremo la nostra tattica del buttarsi di sotto. Ok, vai. Perfetto. Benvenuto. No, non devo guardare la merce. Come non funziona? Ah, parla con il proprietario. Una vecchia fattocchiera ha un negozio di pozioni qui dietro. Prendi la porta a sinistra del bancone per farci un salto. Dov'è? Dov'è la vecchia fattocchiera? Tanto siamo arrivati di qua. Per la prima volta. Eccola. No, ma se ci devo interagire con lei. Mamma mia. Sento un odore strano, devi avere qualcosa. Sì. Quel tipo. Deve essere andato nella foresta e... Ha capito tutto. Dammelo subito. Dai questa medicina a quel matto se lo incontri. Non ho mai creato nulla di più forte in tutta la mia vita. Ancora una cosa. Questa poltiglia non ha effetto se usata su un mostro. Medicina strana, chissà cosa servirà. Porta la medicina nel punto indicato. Ok, perfetto. Si dice che nessuna medicina possa curare la stupidità. Credo sia vero. Bene, mi fa molto piacere. E vabbè ragazzi, dato che siamo praticamente a fine episodio, intanto entriamo in questo buco. Inutili ora come ora. A questo punto concludiamo questa quest, dai. Quella scala dov'è che porta però? Interrompere me il mio cucciolotto morbidoso? Non credi che dovessi lasciarci in pace? Scusate, avete ragione. Dicevo, adesso torniamo di nuovo nei Lost Woods. Andiamo a curare questo qui. Così almeno... Non so se concluderemo questa quest, perché alla fine è una... È una quest secondaria. E... Ed essendo che appunto siamo a fine episodio, perché siamo per concludere, dai, facciamola piuttosto che andare a... In cima al monte, in cima al greppo, come direbbe uno youtuber toscano. E via. Mamma mia. E lei?
Quel tizio non è più qui. Solo Kokiri sanno orientarsi nella foresta. Tutti gli altri prima o poi si perdono e si trasformano in Stalfos. Dico sul serio. Ormai anche lui avrà fatto la stessa fine. È rimasto solo la sua sega. È rimasta solo la sua sega. Ma la vecchia ci ha detto che che queste non funzionano. Che la pozione non funziona con i mostri. C'ho un buco. Facciamo così, io ti aumento il numero di Nocide che puoi portare e tu mi dai 40 rupie. Ma, dai. Guarda, ti vendo delle frecce a buon prezzo, 30 per 70 rupie. No, ma perché buon prezzo? Se costano di più di quanto stanno al negozio. Buon prezzo. Allora, intanto ridatemi le rupie qua. Allora, qui siamo a un vicolo cieco. Quindi lui non è qui. Madonna mia, mi sono cagato sotto. Ah, lui ci ha detto di tornare tra qualche anno per la spada. Ho appena terminato una piccola arma. Che te ne pare? 200 rupie. Merda! Aspetta. Aspetta. Mi sono ricordato soltanto adesso. Stavo ricercando la zona quella lì dove c'era il labirinto con le pietre. Ok, ho fatto bene l'altra volta. Ho fatto bene prima a non prenderla. Ok, adesso andiamo dal fabbro. Oh, ma... Oh, aia! Stavo dicendo, ma qui c'è un Goron, no? È uno stronzo. Eccoci. Sì. Spada del gigante. È così grande che servono due mani per reggerla. Per attaccare i premi, ricorda, non potrei usare lo scudo mentre la impugni. Ah, uno spadone. Ma che figata. Larga e affilata che si rompe facilmente. Quando le impugni non potrei usare... Come una lama larga e affilata che si rompe facilmente? Cioè, quindi ogni volta che la voglio... No, ma quindi si può rompere questa spada? Minchia. Va bene, e per il momento mettiamoci ancora quell'altra. E a questo punto io direi di andare nella grotta dei Goron. Anche se non abbiamo più rupie. Ma i Goron non ci sono qua. Ma vuoi vedere che si sono trasferiti tutti nel cratere? Cioè proprio dentro il vulcano. Tra l'altro, cioè, ok che era una rottura di coglioni, non tanto quanto la fata, ma non mi ricordo come si chiama. Però che fine ha fatto il gufo? Sono passati 7 anni e lui? Ah, merda, e qui come facciamo a passarci adesso? È qui in casino. E allora come procediamo? Ragazzi, voglio vedere che cosa succede se salvo qui dove ci fa rispuntare fuori nel prossimo episodio. Io direi che per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. Abbiamo concluso il santuario, il tempio della foresta. E ho veramente paura per i prossimi. Nonostante dobbiamo ancora capire come arrivare sul Monte Calvarico. Cioè sul Monte Morte, in realtà, scusate, il villaggio Calvarico, il Monte Morte. E tra l'altro sulla mappa vedo che il villaggio degli Zora c'è un puntino luminoso, quindi vuol dire che possiamo andarci e penso che ci sarà lì questo famigerato tempio dell'acqua. Vedremo insomma cosa fare nel prossimo episodio. Ciao a tutti.